Benvenuti a questa nuova puntata di Music on the Road. Anche oggi, dal palco del Live Club di Trezzo, ascolteremo dell'ottima musica e scopriremo insieme a voi quali sono i sogni e le ambizioni di questi artisti che fanno della musica la loro più grande passione. Che il viaggio abbia inizio! Thank you.
con il long playing e chiedo subito a Matteo di andare a presentare tutti i componenti della band. Dunque, io sono Matteo, come ha già detto. Paolo. Andrea. Michelangelo. Rocco. Partiamo dalla vostra recente vittoria al concorso Giovani Suonate e della vostra esperienza a Londra. Sì, dunque, come appena citato, abbiamo vinto questo concorso che è stato organizzato per i giovani della provincia di Milano, di tutti i licei. E niente, si è svolto in più fasi e siamo arrivati alla finale con 6 band, eravamo la band più giovane. Infatti eravamo un po' impauriti. Infatti tutti i quindicenni, a parte il ragazzo sedicenne dietro. Sì, è lo stesso anno, però è nato in gennaio. Quindi ha già compiuto i 16. E abbiamo vinto questo concorso e siamo andati a Londra per registrare il nostro singolo, Italia Suicida. Ed è stata un'esperienza fantastica perché è stato un momento per stare tutti assieme. Siamo andati noi con un accompagnatore che è l'ex direttore della nostra ex sala prove, che ha chiuso, infatti gli abbiamo scritto anche un pezzo recentemente dedicato alla sala prove. Dedicato apposta a questo. E niente, siamo andati a Londra in questo studio di registrazione, abbiamo registrato il singolo. È stato un po' un casino perché il fonico era inglese, noi l'unico che con sa un po' di inglese è lui. Perché io proprio faccio un po' schifo in inglese. A gesti un po', sì, mi capivate, un po', insomma, un po' alla fine. Si alza un po' in cuffia. Più o meno ce l'abbiamo fatta. No, ci siamo divertiti, è stato bellissimo. E dunque siamo tornati con questo CD, con questo brano, il nostro primo brano. E con speriamo... Italia Suicida che messaggio volete trasmettere? È tutta colpa nostra, insomma, se l'Italia va così a rotoli. No, vabbè, è un messaggio abbastanza ironico, è una cosa per scherzare, no? Infatti anche la base è costruita su un giro jazz. Un po' velocizzato, è diciamo una musica che mette il sorriso, è così che l'abbiamo voluta intendere. E niente, allora è stato molto divertente. Dunque, Italia Suicida, sì. Dimmi. È un pezzo che è nato così perché volevamo collegarci a un tema attuale, scherzoso, l'abbiamo presa a sorridere, infatti. Ci avete azzeccato. L'abbiamo presa a sorridere e... E come ci può aiutare la musica in questo momento? La musica, beh, per noi la musica è una cosa con cui vorremmo vivere, cioè noi ci siamo conosciuti tutti a scuola, io e lui facevamo la sezione musicale, lui suona anche il violino, è bravo violinista, io suono la chitarra classica. E è una cosa che ci prende molto, noi lo usiamo come... Nel tempo libero noi suoniamo al posto di andare in giro, ci sono tanti è un momento giovani per che non fanno niente. Vita alla vostra passione, sì. Per sfogarvi, per uscire un po' appunto dal solito tram tram della vita quotidiana. Eh sì, e poi è qualcosa che ti può dare, che può esprimere, una band con la musica può esprimere proprio quello che c'è dentro e penso sia il migliore dei modi per esprimerlo. Il nome Long Playing da dove viene fuori? Beh, il long playing, come sappiamo, è l'LP, il vinile, appunto, no? Appunto, richiama gli anni 70. Sì, richiama... Un gruppo così giovane, come mai hai scelto questo nome? Perché pensiamo che... è ovviamente un riferimento agli anni 70, pensiamo che... Cioè, descrive un po' il nostro genere. Noi abbiamo un sound molto classico, per cui ci riferiamo ai vecchi gruppi, vecchi, storici gruppi, grandissimi, che per noi sono... i nostri esempi più grandi. È bello che voi così giovani abbiate queste forti passioni per appunto i grandi del passato. Eh sì, beh, penso che ogni musicista debba conoscere queste persone perché sennò non si può andare avanti. Poi siamo tutti influenzati da generi diversi, ognuno ascolta un po' musica diversa, però comunque siamo sempre lì in quell'ambito. Vi ringrazio, vi auguro tanto successo per il futuro. Grazie. E per tutti i vostri nuovi progetti.